Ciao a tutti, oggi sono a Puti Figari e vi porterò alla scoperta di quella che viene definita la regina delle Domus. Chissà come mai. Si chiama Sincantu ed è la più bella tra le Domus de Janas della Sardegna. Ora, già entrando, si vede qui, accidenti, dell'ocra rossa residuo, guardate, il rosso. Ma è entrando nella tomba che veramente si scopre un mondo fatto di culto e di una fortissima sensibilità religiosa dei nostri avi. Veramente ho poche parole per descrivere l'emozione che si prova all'interno di questa tomba. Guardate, è veramente una meraviglia. Si specchiano già nell'anticella, antichissime simbologie, sono delle false porte, in pratica sormontate da tre corna cosiddette a barca. In effetti probabilmente sono davvero delle barche che servivano all'anima del defunto per affrontare il viaggio, forse nell'aldilà. Qui ci doveva essere una copertura che purtroppo è crollata con, vedete, un tetto con delle travi, quindi per riprodurre le travi di legno che chiudevano davvero le abitazioni. E poi si entra nella cella principale della tomba. Venite con me. Ora, davvero non ho parole perché è difficile potervi parlare in un luogo del genere, si sente davvero tutta l'energia che questi posti conservano. Vedete che qui ci sono queste splendide corna a barca o barche, dipende da quello che pensiamo, no? Che sormontano in questo caso la falsa porta e di fronte alla quale c'è il focolare, una meraviglia architettonica, colonne che sorreggono il tetto. Guardate qua, sono altri simboli, queste sono mezzelune, cioè non la ritualità, tutto il sacro che si può pensare qui dentro si sente. Si vedono proprio, guardate i colori che residuano, guardate che meraviglia. Quindi, che dire a proposito di Sincantu, che dire? E qui c'è poco da dire, a parte sito consigliato Sincantu di Puti Figari. Ciao!